Milano che guarda Juve Inter. Lei seduta vicino a lui sta facendo un'altra telecronaca, quella della sua giornata minuto per minuto. Ma lui al massimo riesce a rispondergli fingendo di ascoltare quello che lei gli sta raccontando. Perché per lui lei è solo un rumore di sottofondo. Come l'aspirapolvere, no? Di tua mamma la domenica mattina. Che finché dormivi sentivi. Ma all'improvviso al 37esimo del primo tempo, in mezzo a questi fiumi di parole, come che cantava i Jalis, una frase lo fa risvegliare di colpo. Ma sai che è anche un gran bell'uomo? Così il suo cervello, con un salto mortale, con triplo avvitamento, di quelle che alle Olimpiadi prenderebbero 10, gli fa fare un rewind che lo riporta al 36esimo e 30 del primo tempo, facendogli ascoltare per intero la frase di lei. Oggi al parco c'era anche il papà di Tommaso. Ha fatto giocare tutti i bambini. Che ridere! Mi stavo proprio scrivendo con lui. È veramente simpaticissimo. Ma sai che è anche un gran bell'uomo? È veramente simpaticissimo. Ma sai che è anche un gran bell'uomo? Ma sai che è anche un gran bell'uomo? A questo punto succede una cosa per lui sconvolgente. Molla completamente la partita. Non si rende conto che segna la Juve. Pareggia l'Inter. Passa in vantaggio l'Inter. È ritornato Mourinho e hanno rivinto il triplete. Perché nella sua testa rimbombano solo queste parole. Sai che è un gran bell'uomo? Sai che è un gran bell'uomo? Sai che è un gran bell'uomo? La gelosia non gli fa chiudere occhio. La mattina dopo, appena la moglie porta i figli a scuola, il novello Sherlock Holmes comincia la sua indagine faticosamente partorita nella notte. Cioè, niente. Prova a cercare nel profilo Facebook della moglie e scopre solo ora che lei non gli ha neanche mai dato l'amicizia. Non sapendo come si chiama questo bell'imbusto, spera di trovarlo cliccando su Google papà di Tommaso. E allora cosa fa? Prova a seguire i movimenti della moglie su WhatsApp. Ovvero riesce solo a vedere se lei è online o no. E più vede che lei è online e più monta la gelosia. Starà chattando con papà di Tommaso. E ormai nella sua testa è già cominciato il film del suo futuro prossimo. E vede se stesso, solo, senza skate, che va a mangiare alla mensa dei poveri, no? E tutti lo prendono in giro. Salutaci, papà di Tommaso! Mentre lei, alla guida di una Lamborghini decappottabile, ride sguaiatamente. Di lui, chiaramente. Sei proprio fantastico, papà di Tommaso! Altro che quel cretino con cui sono stata insieme fino a ieri. Queste poche parole sono bastate per divorargli il fegato. Ma per fortuna il suo cervello partorisce una fine strategia per risolvere la situazione. Vado al parco e spacco tutto! Così alle 4 arriva al parco in versione Incredibile Hulk e si precipita verso sua moglie. E mentre sta dando sfogo alla sua rabbia, gli viene incontro uno che gli fa... Ciao! Ma tu devi essere il marito di Susanna! Piacere, io sono il papà di Tommaso e lui è Vincenzo, il papà 2 di Tommaso. Praticamente siamo il papà al quadrato di Tommaso. Susanna, ma che bell'uomo tuo marito, devi portarlo più spesso al parco. Beh, questa storia a parti invertite, beh, è semplicissimo, perché basta che lei dica, amore, guardami, puoi guardarmi negli occhi, per favore? Certo. Hai un'altra? No. Ok, come si chiama? Francesca, ma è stata solo una volta, non significa nulla per me, te lo giuro.